politica e vita biologica si è sempre data. La vita biologica è sempre stato, diciamo, l'orizzonte della politica, così come la politica è sempre stata necessaria alla conservazione della vita biologica. Ma ciò che conta per definire meglio il concetto di biopolitica è il fatto che fino a un certo momento, che si può datare intorno alla fine del XVIII secolo, questo rapporto tra politica e vita è stato, come dire, mediato, filtrato da una serie di diaframmi che a un certo punto si rompono, determinando quindi una giuntura più forte, più diretta tra politica e vita. Come sostiene anche Foucault, per un lungo tratto che connota per esempio tutta la storia antica, in particolare greca, la vita politica non faceva parte della vita biologica e viceversa. Anzi, la vita politica rivolta alla partecipazione al governo della polis era caratterizzata proprio dalla lontananza e dalla indipendenza rispetto a questioni attenenti il sostentamento della vita, che invece erano affidati all'ambito dell'oikos, della casa. Anche per Hannah Arendt non soltanto la politica, cioè il governo della polis, deve restare libera da incombenze di ordine biologico o economico, ma raggiunge il proprio apice proprio quando, a sopperire al bisogno materiale dei cittadini, è una parte della popolazione composta appunto da schiavi. Solo con l'inizio di quella che possiamo chiamare modernità le cose cominciano a cambiare. Il punto di partenza io lo individuerei fondamentalmente in Hobbes, allorché Hobbes, alla fine delle guerre di religione, afferma che il problema fondamentale della politica non è tanto il governo partecipato alla cosa pubblica o anche la distribuzione del potere, ma fondamentalmente è quello primario della conservazione della vita messa a rischio dai conflitti tra gli uomini. Lo Stato, l'istituzione dello Stato leviatano, cui tutti trasferiscono i propri diritti, ha proprio questo significato, proprio questo rilievo. Deve proteggere i sudditi dal rischio di morte violenta. Quindi questo è un vero e proprio passaggio di paradigma che si determina all'inizio dell'epoca moderna, che mette fine a una concezione della politica durata addirittura per millenni. Cioè, mentre prima gli uomini da un lato vivevano e dall'altro facevano politica in modo separato, da un certo punto in avanti la questione della vita, del mantenimento e dello sviluppo della vita, diventa il centro della vita politica. Perché questo passaggio si determini, sono necessari due elementi fondamentali. Innanzitutto, la progressiva trasformazione del paradigma di sovranità nel paradigma di governo. Questo quando accade? Quando intorno al XVIII secolo le condizioni di vita della popolazione, il loro sviluppo, il loro mantenimento, i bisogni vitali cominciano ad entrare negli obiettivi diretti del potere, no? Allora appunto che nascono le politiche urbane, demografiche, sanitarie, che appunto rientrano in questo orizzonte che possiamo definire biopolitico. Il secondo elemento decisivo per questo passaggio di paradigma è la nascita a inizio dell'Ottocento di quella disciplina che prenderà il nome di biologia. Tutti quanti sapete i nomi di Bichat, di Lamarck, di Darwin. Cosa accade in quel momento? Che conseguenze determina la creazione di una scienza biologica? Si potrebbe dire che in quel momento l'orizzonte della storia entra in contatto diretto con l'orizzonte della natura. E in qualche modo la politica si situa precisamente nel punto di contatto tra storia e natura. L'uomo comincia a essere considerato come membro di una specie vivente che è in rapporto ad altre specie viventi. Ciò determina un processo che possiamo definire di progressiva desoggettivazione. Che si intende?
cioè di crisi della tradizionale soggettività politica. Quell'individuo che era sempre stato considerato dalla filosofia politica moderna un soggetto dotato di ragione e di volontà comincia a essere percepito innanzitutto come un essere vivente, determinato anche da forze passionali, istintive, irrazionali, che sfuggono al controllo della ragione e si radica nel bios, cioè nella falda biologica. Ciò determina naturalmente una conseguenza molto importante, cioè nel momento in cui si immagina che ragione e volontà sono radicati in una falda che non è tutta nella nostra disponibilità, evidentemente si entra in una concezione della politica che non può più fare ricorso alle categorie classiche, per esempio quella di contratto sociale, in cui si immagina che individui razionali volontariamente si associano per scegliere una certa forma politica, ma comincia a assumere rilievo elementi come per esempio quello del destino biologico, i caratteri ereditari, la questione del sangue. Tutto questo modifica naturalmente la concezione politica tradizionale. Non è più il protagonista, il soggetto cartesiano o anche la persona, ma un soggetto che è interamente coinvolto da dinamiche appunto che appartengono a una alla sfera della vita biologica. Anche rispetto all'idea di democrazia, seguendo questa parabola che sto descrivendo, è come se il potere, il kratos, anziché rapportarsi solamente al demos, cominci a rapportarsi al bios, appunto, cioè alla vita intesa come un insieme di forze naturali non sempre dominabili dalla ragione. Ecco quindi questo processo di desoggettivazione. Già la teoria di Darwin segna naturalmente un passaggio decisivo, anche se in Darwin questa biologizzazione è ancora assume un carattere aperto, diciamo, è forte in Darwin l'elemento della casualità, ma comunque già con lui la vita biologica comincia a diventare non più solamente lo sfondo dell'azione politica, ma qualche cosa che entra prepotentemente dentro il gioco politico. A questo punto si può dire che vi sia una diramazione, una doppia diramazione. Da un lato si accresce il peso di una biopolitica negativa, già a partire da Spencer, cioè abbiamo un passaggio che immette questa concezione che in Darwin è ancora aperta in una chiave gerarchica. Esistono delle razze superiori e migliori di altre e queste razze superiori e migliori di altre possono, come dire, assumere un carattere escludente contro le razze inferiori. Questo è un passaggio molto importante. Autori come Gobineau, ma persino per certi versi Schopenhauer, considerano che a definire la forza dei vari popoli non sia neanche più l'ambiente e la storia, come pensava Montesquieu, ma sia fondamentalmente la natura, cioè il sangue, il corpo. Naturalmente questa è una deriva che va in direzione sempre più appunto gerarchica ed escludente. Voi sapete che l'esito di questa parabola che percorre il primo Novecento è, diciamo, il razzismo nazista. Quindi questa parabola della biopolitica negativa si compie con, da un lato, il genocidio, dall'altro una guerra che fa 50 milioni di morti. Vado a concludere. A fianco però di questa concezione che si può ben definire tanatopolitica, perché appunto la biopolitica passa per, diciamo, una potenza escludente che arriva addirittura a dare la morte,
a fianco a questa è possibile anche immaginare una biopolitica positiva, una biopolitica affermativa. Non è detto che ogni forma di biopolitica debba avere quell'esito razziale e omicida che ha avuto nel primo Novecento in Germania. Con la fine della Seconda Guerra Mondiale, noi ancora oggi ci troviamo di fronte a un orizzonte biopolitico. In fondo tutti i grandi problemi dell'agenda politica che oggi abbiamo di fronte, molti almeno, il problema della sanità, il problema dell'immigrazione, i problemi bioetici della nascita, della morte, i problemi appunto delle politiche di sviluppo e anche di sopravvivenza dei popoli, toccano la questione della vita biologica. Oggi una concezione politica che non facesse riferimento al problema del mantenimento e dello sviluppo della vita biologica non avrebbe nessuna legittimazione. Ma cosa può voler dire una biopolitica affermativa? Come cioè l'orizzonte biopolitico può riempirsi di contenuti progressivi? Se vogliamo fare un richiamo attuale appunto alla crisi economica che stiamo attraversando, a me pare che un elemento fondamentale sia la rottura della specificità del linguaggio politico. La politica è totalmente immersa nel rapporto con l'economia, con la tecnica, con la biologia. Probabilmente mai come in questa fase problemi legati al lavoro, alla sopravvivenza, alla salute, alla malattia, al movimento, ai grandi movimenti di immigrazione e di emigrazione definiscono un mondo in cui tutti gli elementi sono strettamente e inevitabilmente collegati. Il tempo in cui la politica, appunto, a partire dalla Grecia fino alla prima modernità, è un'attività separata, si sono conclusi per sempre. Ormai la stessa economia è un collettore in cui politica, tecnica e biologia stanno necessariamente insieme. Si pensi per esempio a quanto, per fare un riferimento attualissimo, accaduto a Taranto. Mai come oggi, diciamo, il tema del lavoro entra in tensione diretta col tema della salute e della vita biologica. Oggi, diciamo, da questo orizzonte che appunto alcuni di noi definiscono biopolitico, non è più possibile tornare indietro, io credo. Non si può più immaginare di risalire a un paradigma classico di politica, no? In base alle nozioni classiche, appunto, di sovranità, di diritto individuale. Tutto questo non che sia finito. Ancora la politica è organizzata in questa forma, attraverso la sovranità, la rappresentanza, gli statuti giuridici, ma tutto questo ha assunto, come dire, una densità che un tempo non aveva e rispetto alla quale non è più possibile tornare indietro. Io credo che, ripeto, per concludere, tutte le questioni che oggi si agitano intorno a un mondo divenuto sempre più globale, sempre più unito, vadano assunte nel loro insieme. Probabilmente questa stessa crisi ha due possibili scenari alternativi. O si immagina che il modello di sviluppo che abbiamo avuto fino adesso, economico, politico, possa essere riaggiustato e quindi attraverso una serie anche di espedienti tecnico, formali, finanziari, e questa è una possibilità a cui io non do molte chance. Oppure si deve immaginare che l'intero modello di sviluppo dentro un orizzonte biopolitico vada drasticamente modificato. Come? Non è il momento, non ho tempo di parlarne e non ho neanche naturalmente delle certezze in merito. Ripeto, la mia sensazione è che abbiamo varcato una linea oltre la quale non è più possibile tornare indietro e in cui, ripeto, i grandi problemi della vita, della politica, dell'economia e della tecnica vanno, diciamo, integrati e pensati complessivamente. Questo è un po', io penso, uno dei compiti della filosofia contemporanea, almeno è la direzione che alcuni di noi hanno assunto per il loro lavoro. Ecco,
sono solo poche parole di introduzione, a questo punto possiamo senz'altro aprire una discussione. Ecco, sì, voi. Io avrei... Io avrei una domanda, le volevo chiedere, riferendoci a tempi moderni, la situazione di non democrazia, o meglio questa democrazia un po' sbilenca che abbiamo, secondo lei a quali cause si può ascrivere, a parte a quelle fattezze più pratiche che possono essere una legge elettorale, cioè filosoficamente parlando, la democrazia che oggi noi ci ritroviamo, perché è così, da cosa deriva, da questo che lei ha detto o... Io proprio qua alla Luiso, forse a Roma 3, facemmo un convegno con Corrado su democrazia e liberalismo. Alla Sapienza, sì. Ma un po' la tesi che portai, forse un pochettino estrema, forse un pochettino radicale, è che noi non viviamo più in una situazione di democrazia. Naturalmente questo non significa che non ci siano appunto l'elezione, il voto, la definizione di governi eletti democraticamente, ma che il tessuto, diciamo, sottostante rispetto a quella che è stata la democrazia fino, diciamo, agli anni 30 del Novecento sia profondamente cambiata. Perché profondamente cambiata? Appunto perché siamo entrati dentro questo regime che io definisco biopolitico. Quali sono le differenze fondamentali? Ma diciamo una per tutte: mentre il discorso democratico si basa sulla concezione che esistono tanti individui uguali tra di loro, dotati appunto di volontà e di ragione, che di volta in volta fanno le proprie opzioni, dentro un regime biopolitico quello che sempre più ha risalto sono le differenze. Sono le differenze appunto generazionali, sono le differenze sessuali, sono le differenze etniche, sono le differenze religiose, sono le differenze naturalmente anche di ceto socio-economico. In questa situazione, con un apparato mediatico che influisce potentissimamente sulle scelte, ecco, immaginare di riproporre il discorso, i paradigmi classici della democrazia, non funziona. Quindi diciamo la disfunzione delle attuali democrazie deriva dal fatto che non siamo più dentro un classico regime democratico, e quindi ostinarsi a, diciamo, leggere tutto dentro i due grandi canali filosofico-politici moderni, politici moderni, della sovranità e della rappresentanza, e determina appunto dei dislivelli rispetto alla realtà. Ormai la rappresentanza, diciamo, intesa nei termini classici, tutti sappiamo che non funziona più. Non funziona più perché i partiti politici hanno cambiato radicalmente funzione. Non funziona più perché, diciamo, i mezzi tecnici, mediatici e informatici modificano radicalmente il paesaggio. Non funziona più perché la rappresentanza è ormai sostituita dalla rappresentazione mediatica, in cui appunto il pubblico, nel senso del concetto pubblico-privato, è diventato il pubblico televisivo, poi anche il pubblico, diciamo, che attraversa ad ondate successive internet. Quindi il quadro è radicalmente mutato. Io non do un'immagine catastrofica, apocalittica di tutto questo, ma insomma sostengo che si debbano radicalmente cambiare i nostri paradigmi interpretativi. Ecco. Va bene, ci sono domande? Sì. Anche?
grazie, diciamo, lei ha posto varie questioni che si intrecciano ma non collimano tutte. Intanto Heidegger è vero che nella fase giovanile ha avuto degli scambi con biologi eccetera, però la sua categoria fondamentale non è quella di vita biologica ma è quella di esistenza, Dasein, e appunto tra la concezione biopolitica fondamentalmente rappresentata nella filosofia contemporanea da Foucault poi da altri e l'ontologia fondamentale di Heidegger c'è un notevole scarto. Sì, in Heidegger c'è questa dimensione dell'apertura al futuro, anche se poi alla fine Heidegger sostiene che ormai solo un Dio ci può salvare, no? Cioè in Heidegger non c'è nessuna proiezione ottimistica al futuro dell'uomo, perché per Heidegger non è l'uomo il soggetto, diciamo, del movimento della storia, ma è piuttosto l'essere, quindi è abbastanza controversa quale sia la concezione di Heidegger. Quanto appunto all'area di ricerche biopolitiche, il riferimento al futuro può essere inteso soprattutto in rapporto alle generazioni, no? Negli anni 60 questo tema del genos, inteso come ricambio generazionale, pensiamo per esempio al 68, inteso come, diciamo, genere umano in rapporto a, diciamo, a specie non umane o in rapporto alle biotecnologie, e ancora il genere inteso come genere sessuale, immettono nel dibattito, diciamo, filosofico politico contemporaneo delle, diciamo, degli elementi radicalmente nuovi. Il fatto che a un certo punto si possa modificare la vita, prima si fece come con una pecora, come sapete, prima ancora con, diciamo, nell'ambito delle piante, e infine oggi la possibilità di modificare il genoma umano, e anche qui cambiano radicalmente il quadro. L'esplosione dei discorsi bioetici, dei discorsi biopolitici, segue questa straordinaria innovazione nel campo della tecnologia. Tutto questo naturalmente non è immaginabile che possa lasciare il quadro normativo come era precedentemente inteso. E Nietzsche, già in una grande intuizione a fine Ottocento, aveva detto: guardate che d'ora in avanti i conflitti tra gli uomini riguarderanno prima di tutto la definizione di che cos'è vita umana. Se pensiamo appunto a tutte le vicende del primo Novecento, vediamo come effettivamente queste questioni, che attengono proprio alla materialità del corpo vivente, al sangue, quando non appunto in senso tanatopolitico alla razza, tutto questo ha modificato profondamente i caratteri della concezione politica. Naturalmente si può anche immaginare che tutto questo sia finito con la fine della Seconda Guerra Mondiale e che si sia recuperato il quadro liberal democratico antecedente. La mia impressione è che non sia così, che non sia, diciamo, del tutto così, nel senso che quei problemi che erano stati messi sul campo dall'ingresso della vita umana nell'ambito politico ci siano ancora davanti. E naturalmente tutto questo va inquadrato poi dentro i passaggi che riguardano l'economia, per esempio la costituzione dello Stato sociale cosiddetto. Anche in quel caso c'è un rapporto strettissimo tra politica, economia, tecnica e biologia, no? Lo Stato assistenziale è uno Stato che pone al centro la protezione della vita biologica. Sono problemi enormi a cui qua possiamo solamente fare qualche riferimento, accennare, ma insomma il quadro è questo.
complicato peraltro dalle dinamiche di globalizzazione, il fatto che siano entrati in crisi gli stati nazionali è qualcosa che, diciamo, determina un passaggio nella concezione della democrazia, perché fino agli anni, diciamo, 70-80 del Novecento la democrazia era immaginabile soltanto all'interno di singoli stati nazionali. Cosa accade quando gli stati ci sono ancora, ma quando si allentano i confini che proteggono gli stati-nazione? Come è immaginabile una democrazia declinata in termini globali? Come è immaginabile una democrazia in Europa, per esempio, no? Attraverso quali istituzioni, attraverso quale tipo di costituzione si può immaginare un popolo europeo e come vota e con quale forma di rappresentanza? Insomma, tutto questo crea un, appunto, anche una nuova tensione tra politica e diritto. Anche il diritto, diciamo, in quest'ultima fase ha rotto i confini nazionali, sempre di più si immagina, si parla di tribunali internazionali, ma fino a che punto un diritto globale può resistere in un mondo ancora diviso in stati nazionali? Insomma, abbiamo parlato giorni fa con Rodotà, che ha fatto a Napoli un seminario sulle trasformazioni del diritto, dove appunto al centro c'era proprio il rapporto sempre più complesso tra diritto e politica. Quindi su queste questioni si potrebbe parlare infinitamente, insomma, no? Bisogna individuare qualche punto più specifico. Come no? Ci hanno fissato nel suo, diciamo, nella sua breve e interessante introduzione il punto di cambiamento nell'ordine del pensiero politico tradizionale e anche della concezione della democrazia, che potremmo, per riassumere, dire la concezione tradizionalmente liberale della democrazia, quindi fondata su due punti fondamentali, cioè il principio della rappresentanza e il principio della sovranità, che in qualche modo vengono messi in discussione dall'emergere dell'elemento che lei ha chiamato biopolitico. Ascoltandola, a un certo punto mi è venuto di pensare che però nell'ordine dei fenomeni politici che si sono verificati nel secolo che abbiamo alle spalle e che in qualche modo avrebbero risentito di questa mutazione, di principio di mutazione, e la caratteristica che li ha messi in luce, che è venuta emergendo, è il fatto che questi regimi sono diventati regimi di massa e quindi non più la rappresentanza ha ragionato in base al rapporto tra individuo e Stato, ma tra massa organizzata e Stato. E qui si potrebbe... Allora, ecco, che rapporto c'è tra massa, questo concetto, se questo concetto effettivamente è questo elemento di fatto ha modificato l'ordine tradizionale dello Stato e della concezione liberale dello Stato, e in che misura questo concetto, questo fatto dell'emergere di regimi di massa può essere messo in collegamento con invece quell'altro aspetto che lei ha chiamato biopolitico, perché secondo me, o almeno io personalmente, non vedo un nesso così evidente, ecco. Ma dunque, intanto lei parlava, la ringrazio, di regimi liberal-democratici. Già questo concetto ha una sua problematicità, nel senso che naturalmente sappiamo che nella stagione tardo-moderna il concetto di democrazia e le istituzioni della democrazia si sono intrecciate molto spesso con le istituzioni e i concetti del liberalismo. Però una differenza continua a restare, nel senso che mentre i regimi democratici assegnano un ruolo fondamentale alla forma Stato, appunto in base all'idea di sovranità, i regimi liberali
pur senza cancellare appunto la forma Stato, tendono a sottrarle, diciamo, potere, a ridurre al massimo il ruolo dello Stato, invece potenziando il ruolo dell'individuo. Quindi già tra democrazia e liberalismo, pur senza opporre l'uno all'altro, esistono una serie di tensioni e di differenze interne. I regimi di massa, come i regimi di massa si legano, si possono legare al discorso biopolitico, ma ecco, un passaggio fondamentale, io penso appunto ancora una volta a Michel Foucault, che questo filosofo francese che per primo definisce l'idea di biopolitica, pone un, diciamo, una differenza importante tra l'idea di popolo e l'idea di popolazione. Il popolo, diciamo, in termini classici, prima attraverso gli stati assolutistici, poi attraverso gli stati liberali e poi attraverso gli stati democratici, il concetto di popolo indica appunto una serie di individui uguali uniti dentro le istituzioni dello Stato democratico. Il concetto di popolazione invece implica qualche cosa di diverso. Non si tratta più di individui uguali, tutti coloro che hanno una certa cittadinanza. La popolazione è un fatto che, diciamo, è qualche cosa che porta dentro di sé, diciamo, un fermento, un elemento vitale che spesso si è legato anche a un carattere etnico. Per esempio, non so, immaginiamo, senza tornare alla fase degli anni 30-40, immaginiamo a quello che è accaduto alla fine dell'impero sovietico, quando appunto quello che era stato il regime sovietico si è diviso e si è frammentato non solo in tanti stati ma anche in tanti blocchi etnici. Pensiamo all'ex Jugoslavia, quello che era un popolo, il popolo jugoslavo, fino, diciamo, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, diventa un insieme di popolazioni diverse, dove ciò che conta non è l'individuo, diciamo, una testa o un voto, ma, diciamo, appunto masse caratterizzate in senso religioso, in senso etnico, in senso culturale. Tutto questo destruttura l'idea di democrazia in senso classico, ma perfino in Italia, diciamo, il discorso della Lega Nord è un discorso che fa riferimento alla popolazione del Nord, non al popolo italiano nel suo complesso. E quindi tutto questo determina sicuramente dei cambiamenti. Il tema della massa è stato assunto inizialmente anche dalla concezione politica, in particolare della sinistra. I partiti di massa, in Italia il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana essenzialmente, erano ancora, diciamo, organizzati all'interno di una dimensione appunto statale, in cui grandi partiti si contendevano il potere. Anche questo si sta frantumando. Insomma, per esempio, ecco, pensiamo al Movimento 5 Stelle. Questo è definibile come un partito di massa? Sicuramente no, né partito e né di massa, perché sono flussi, ondate governate appunto da, diciamo, da potenze telematiche. Del resto, gli stessi partiti sono diventati negli ultimi 20-30 anni dei partiti personali. Che significa partiti personali? Quasi tutti i partiti italiani, tranne in questa fase IDS, sono tutti partiti aggregati da personalità più o meno carismatiche. È stato così per quello di Berlusconi, ma è stato così per quello di Di Pietro, è stato così perfino per quello di Monti, con caratteristiche diverse, diciamo di tipo tecnico rispetto agli altri, ma di fatto perfino Sella,
in qualche modo è un partito a cui mi sono avvicinato. Se mi chiedete dimmi tre nomi di SEL, stento a dirlo, perché diciamo, ce ne ricordiamo solo uno, ma così sarebbe stato con l'Italia dei Valori. Quindi ecco, tutto questo cambia qualche cosa, sì, cambia profondamente lo scenario. Le difficoltà che oggi abbiamo addirittura nel formare un governo fanno capo, a parte a una legge elettorale sconclusionata come quello che abbiamo, ma anche a questa trasformazione radicale dei soggetti politici. Prima i grandi soggetti politici erano, diciamo, la forma Stato e i partiti, e poi i movimenti sindacali, eccetera. Tutto questo si è completamente trasformato. La forma Stato si è dilatata, si è sfrangiata. I partiti sono diventati altra cosa, appunto, e gli stessi movimenti che prima, quando noi parlavamo di movimenti, intendevamo forze sociali, movimenti sociali. Oggi i movimenti hanno assunto tutta un'altra configurazione. Pensiamo per esempio ai Notab o No Global, diciamo strutture trasversali che vanno al di là dello Stato nazionale. Insomma, per riassumere, appunto, ci sono quelli che immaginano, appunto, legittimamente, che si debba in qualche modo riparare questi guasti che si sono prodotti tornando alla concezione classica della liberal democrazia precedente gli ultimi decenni. Corrado, non so se posso ascriverti a questa. Altri che pensano che magari tutto ciò sarebbe anche utile, ma che sia ormai impossibile, perché le trasformazioni che abbiamo in qualche modo richiamato sono tali che non è più possibile ricostruire qualche cosa che si è rotto, e allora bisogna inventarsi qualche cosa di nuovo. Qual è questo qualcosa di nuovo? Non è facile a dirsi, però appunto mi pare impossibile che si faccia semplicemente una marcia indietro e che si rappezzi un tessuto che si era scucito. Posso sbagliarmi, forse spero addirittura di sbagliarmi, ma insomma la mia sensazione, ripeto, che siamo ormai in mare aperto. Ma molto in Italia, per esempio, è determinato dal fatto che si vada o no verso un'Unione Europea effettiva. Se si andrà in questa direzione, apro una parentesi, in Europa si gioca una lotta politica per l'egemonia dentro l'Europa, quindi bisogna poi vedere se questa eventuale Unione Europea avrebbe un forte timbro tedesco, franco-tedesco, oppure no, se è immaginabile un'aggregazione latina, come dice qualcuno, no? Gli stati come Francia, Italia, Spagna. Comunque sia, in ogni caso, se si va verso un'Europa unita anche sul piano politico, oltre che sul piano economico, al momento l'Europa non è unita neanche sotto il profilo economico perché non ha una forte banca centrale, ma insomma, se si va in questa direzione, evidentemente le questioni italiane nazionali vanno ripensate. Perché si dovrebbe passare per un trasferimento di sovranità alle istituzioni europee, e questo cambierebbe tutto. Cambia anche se si, diciamo, limitandoci all'Italia, se si dovesse andare a una riforma costituzionale di tipo presidenziale, diciamo, perché se il passaggio, diciamo, della legge elettorale a doppio turno implicherà, per poterlo ottenere da parte dei partiti che vanno in questa direzione, diciamo, il passaggio costituzionale verso il regime presidenziale, questo cambierà radicalmente le forze in campo.
anche se si dovesse tornare, io mi auguro di no, a un regime proporzionale, tutto questo determinerebbe una serie di conseguenze. Siamo in una situazione confusissima, in cui diciamo tutto lo scenario è aperto. Il problema è che con questa crisi economica in corso, quanto possa durare questa incertezza? Questo sotto il profilo, intendo, della politica italiana attuale. Poi al di sotto di questo ci sono quelle trasformazioni a cui abbiamo fatto riferimento prima, che riguardano appunto la nuova incidenza della vita biologica, la questione delle immigrazioni, la questione diciamo della sanità e della salute. Tutto questo, ripeto, la mia impressione è che determini un vero cambiamento, di cui naturalmente non so profilare i contorni. Credo che pochi possano farlo. Lei nella sua produzione introduttiva sostanzialmente ha posto in rilievo la necessità di un cambiamento di paradigma, no? Per citare Moren, cioè la necessità che aspetti quali la vita, la tecnica, le scienze, il sapere non vengano più affrontati come delle unità a sé stanti secondo una ottica riduzionista, ma si assuma una visione complessa, cioè sostanzialmente si mette in luce le interrelazioni reciproche tra tante esigenze. Fermo restando che io assolutamente condivido questo tipo di impostazione, fermo restando che da un punto di vista culturale ci sarebbe bisogno fortemente di questo cambiamento di paradigma per affrontare molte sfide del nostro tempo, sfide della complessità su tutte, però mi domando da un punto di vista politico qual è la via per attuare il cambiamento di paradigma e verso quale paradigma bisognerebbe tendere. Più o meno un po' è emerso anche il discorso finora. E poi mi volevo ricollegare a questa domanda, a una sempre concernente la politica. Secondo lei, se è possibile, cambiando paradigma, arginare le derive in senso populistico identitario, fortemente connotate a destra, che stanno scuotendo l'Europa in questi tempi? Su tutto ovviamente il caso Grecia, con l'affermazione in partito Alba Dorata di chi ha ispirazione nazista, ma anche quanto sta avvenendo in Ungheria in questi giorni, che sta passando sotto silenzio e che invece costituisce quasi un'ipotesi di golpe democratico, perché formalmente avviene secondo le procedure, ma è un paese che ha già assunto una costituzione fortemente repressiva e antiliberale. Cos'è, si può con questo cambiamento di paradigma arginare questa deriva fortemente tanatopolitica? Sì, ma intanto la questione del populismo, secondo me questa questione è trattata diciamo dalla stampa, penso per esempio a Repubblica, no? In una forma riduttiva e un po' superficiale, nel senso che tutto lo sguardo è concentrato sull'Italia. Spostiamoci per esempio in area latinoamericana. In quest'area i populismi hanno diciamo una complessità, una forza e una tensione diversa da quello che noi immaginiamo usando questo termine in maniera un pochettino diciamo sprezzante. Populismo significa che le scelte politiche avvengono in base a una serie di obiettivi popolari che non sono mediati dalle elite politiche. Questo può essere una cosa che fa paura, soprattutto alle elite politiche, può essere una cosa che comporta dei rischi, ma anche qui la mia impressione è che è difficile fare dei passi indietro. Il fallimento clamoroso del governo tecnico in Italia, ma insomma, è significativo di qualche cosa,
ma fino a 3-4 mesi fa era immaginabile che la vicenda di Monti finisse come sta finendo? Cioè, era immaginabile che questo centro tecnocratico avesse una sconfitta così evidente? Naturalmente questo può preoccupare, può essere un elemento che si può immaginare come una deriva, appunto determinata dalla presenza di diversi populismi, il populismo di destra, berlusconiano, il populismo di Grillo, ma fenomeni così diversi possono essere classificati tutti sotto l'etichetta populismo, o non bisognerebbe entrare un po' più, diciamo, nel merito di queste dinamiche e distinguere all'interno di questo? Poi lei chiedeva anche la questione della Grecia, l'Ungheria. Sull'Ungheria veramente non, appunto, noi non sappiamo troppo, infatti io non sono tanto informato su quello che sta succedendo. Sono fenomeni assolutamente preoccupanti. D'altra parte, quando giorni fa è stato detto che a Cipro ci sarebbe stato un prelievo forzoso a tutti i conti correnti nel momento quando le banche erano chiuse, oppure quando in Grecia, diciamo, l'Europa impone, diciamo, dei provvedimenti così drastici da gettare il 50% della popolazione uno stato di povertà assoluta, cioè, tutto questo ci fa capire che il problema non è solamente quello della limitazione formale di alcune garanzie liberali, un problema gravissimo, ma stiamo dentro un modello di sviluppo in cui è possibile ormai tutto. Io non ho elementi per sapere se è vero o se non è vero. Molti sostengono che prima dell'ingresso in campo del governo Monti l'Italia dopo 2-3 mesi non avrebbe potuto più pagare gli stipendi agli statali. Ma vi rendete conto che questo cosa avrebbe determinato? Quindi ripeto, un po', ma ci vuole la questione dei sistemi complessi. Il discorso non lo possiamo più limitare alle forme, e c'è qualche cosa che mette in gioco la sostanza. Un paese che va in crisi, cioè che va in default, che va, diciamo, in una situazione di impossibilità di fare fronte ai debiti esterni e ai pagamenti interni, che conseguenze può determinare? In una situazione del genere si può ancora fare la distinzione tra populismo sistema democratico perfettamente oliato, o stiamo rischiando un passaggio d'epoca in cui possono venire travolte, insomma, tutte, gran parte delle conquiste della civiltà, diciamo, occidentale, liberale, democratica? Insomma, mettiamola così:
si può intervenire sui meccanismi della politica senza intervenire sul modello di sviluppo economico? Io credo di no. Non voglio qui naturalmente accennare a un superamento del regime capitalistico, perché sono discorsi che non hanno molto senso, non abbiamo le coordinate per farli. Sta di fatto che un sistema economico che produce una crisi che dura 5, 6, 7 anni, quello non si chiama più crisi, non è più una delle tante crisi, è il modello stesso che è entrato in una crisi irreversibile. È possibile aggiustarlo solo con, diciamo, ritocchi finanziari? È possibile, diciamo, aggiustarlo solamente con i passaggi finanziari ipotizzati dalla banca centrale, eccetera? O ci vuole qualcosa di più forte? Certo, se ragioniamo sul termine di 200.000 anni della storia umana, anche la caduta dell'impero romano si relativizza. È chiaro che se in questi però 5, 6, 7 anni un paese come la Grecia, insomma, non dico scompare, ma insomma entra in uno stato catastrofico, costi umani ci sono, che poi la vogliamo chiamare crisi oppure crisi di sistema o in modo diverso, sta di fatto che, ripeto, dentro questo modello economico qualche cosa non funziona più. Questo mi pare chiaro, anche perché vivere sotto la spada di Damocle di ogni lunedì che cosa è successo nelle borse, ma per quanto tempo si potrà andare avanti? Nessuno di noi ha delle soluzioni in tasca. Io ho la sensazione che sia difficile, ripeto, semplicemente limitarsi a rattoppare i buchi che si sono determinati nel tessuto. Diciamo, beh, oddio, mai, non so, per esempio nell'illuminismo primo settecentesco o della metà del Settecento si è prefigurato qualche cosa che poi è successo nell'89. Non è vero che mai la filosofia è stata in grado di anticipare. In più, il ruolo della filosofia fondamentalmente è un ruolo critico decostruttivo, può dire quello che non funziona, poi è chiaro che non può profilare perfettamente un nuovo modello, ma insomma diciamo che a volte la filosofia viene dopo, a volte la filosofia viene prima, a volte è contemporanea agli eventi. Del resto Hegel stesso, è vero che diceva la filosofia viene al crepuscolo, alla sera, però lui stesso poi prefigurava scenari mondiali, no? Poi a sua volta, per non parlare di Marx. Sì, come no? Io, diciamo, sono sempre un po' restio a parlare di capitalismo, perché sembra strano, ma Marx, a cui io mi riferisco sempre, parla una sola volta di capitalismo lo usa come aggettivo, non ne parla mai in sostantivo. Cioè, secondo me il capitalismo poi alla fine non esiste, cioè esiste un sistema di produzione basato sulla proprietà privata
e il sistema collettivistico e un ipotetico altro che non è dato vedere. Allora, secondo me, sono sempre per la sottrazione, cioè quando si parla di capitalismo bisogna sottrarre, cioè noi a sta parola diventa un po' magica, attribuiamo troppe... Io non lo so, non credo né che... ovviamente non, proprio perché non posso sconfessare la mia idea che la filosofia può solo parlare del passato, ma mai del, insomma, prefigurare il futuro, almeno non in maniera diretta. Quindi non voglio contraddirlo, però insomma posso parlare del passato. Negli fine anni 30 si facevano gli stessi discorsi che si fanno oggi. Si diceva, ormai sono 10 anni, la crisi, il capitalismo è finito, questo sistema di produzione esiste, è finito il liberalismo. Tanto che nel 1939 Croce scrisse un saggio per una collettanea americana, dice: tutti parlano di crisi del liberalismo, secondo me questa crisi non c'è. E in effetti, bene o male, il cosiddetto capitalismo, 10 virgolette, è vissuto altri 50 anni. Quindi, insomma, mi sembra che diventa troppo una parola contenitore. Cioè, qual è la differenza di questo sistema di produzione, chiamiamo così piuttosto che... è che questo sistema di produzione vive in crisi. Ma perché vive in crisi? Perché adegua l'imperfezione dell'essere umano. Cioè l'essere umano... allora, questo che significa? Significa che dobbiamo stare con le mani in mano? No, assolutamente no, dobbiamo fare tutto il possibile per correggere di volta in volta gli errori, con l'inventiva, con... Però io non credo che sia un problema di sistema economico, perché cioè sistemi economici, ripeto, cioè l'alternativa in fondo è due: o crediamo nella proprietà privata o nella proprietà collettiva. Io non vedo un terzo, insomma, e ovviamente con anche forme intermedie. Quindi io, secondo me, il problema dell'oggi è un problema politico, biopolitico, non lo so, cioè, però appunto poi si andrebbe troppo lontano. Dovuto sicuramente al fatto che un mondo intero viene sulla scena della storia. Cioè prima c'era l'Occidente, oggi ci sta l'Africa, ci sta l'Asia, l'America Latina, tutti che premono alle porte di questo mondo. Allora, se proprio dobbiamo essere profeti e vedere le cose così in futuro, io direi, ma sono scenari nuovi, perché fra 200 anni sarà tutto diverso, non esiste questo Occidente che domina. O comunque, allora questo secondo me è quello che sta succedendo in qualche modo. Dove si andrà? Non lo sappiamo, però secondo me, ecco, quello che io dico, che è il momento della politica, questo sì, cioè non bisogna abbandonarsi alle forze dell'economia, però non vedrei troppo da un'ottica nostra occidentalocentrica. Mi sposterei pure un po' in Asia, dove capitalismo è proprio nella fase originaria, accumulativa, dove però ci sono i primi scioperi. Insomma, vedrei anche, complicherei il quadro così. Poi ovviamente non ho soluzione, come nessuno ha due soluzioni. Giorni fa mia moglie, entrando in Google, ha avuto il giorno del suo compleanno gli auguri di compleanno. Questo fatto mi ha colpito molto negativamente, nel senso che naturalmente la cosa avveniva con la gentilezza degli auguri, c'era il disegnino della torta con le candeline. Io l'ho interpretato così: il messaggio è una minaccia, significa: noi sappiamo tutto di te, abbiamo dei tuoi dati sensibili, sappiamo se per esempio tu hai aperto un sito che riguarda le malattie infettive oppure i bambini. Questi dati a un certo punto possiamo usarli contro di te. Che voglio dire? Che esattamente in questo equilibrio tra privatezza e trasparenza, io personalmente sono dalla parte della privatezza, nel senso che la trasparenza mi spaventa. Naturalmente, trasparenza può significare tante cose, può significare
protezione dalla corruzione, laddove si parla di personale politico, però per quel che riguarda la nostra vita di cittadini, l'idea di essere continuamente sotto un riflettore, sotto un obiettivo, una macchina da presa, che ormai è parte costante della nostra vita, se noi passiamo davanti, non solo davanti a una banca, ma davanti probabilmente anche a un qualsiasi istituto, noi siamo in quel momento inquadrati. Dovunque noi siamo, anche se abbiamo il cellulare spento, si sa in che punto esatto stiamo. Tutto questo a me, insomma, non piace. Naturalmente non sono tra i tecnofobi, no? Nel senso che tra gli apologeti delle tecnologie e coloro che vedono nella tecnica un pericolo mortale, c'è una via di mezzo. Io credo che un problema futuro sarà quello di sottrarsi a un controllo totale. Quindi da questo punto di vista sono più liberale, no? Le persone ossessionate dalla questione della trasparenza, noi avevamo amici comuni in questo senso, beh, alla fine il modello è quello del governante magistrato. Questo a me fa molta... Ripeto, riconosco che un'esigenza di trasparenza dentro una serie di strutture governative, politiche, ci sia, però mi guarderei dall'estenderlo troppo alla vita delle persone, alla vita degli altri, come era il titolo di quel famoso film. Insomma. Questo individuo oggi è sì. Sì, l'individuo è complice nel senso che molte persone vogliono stare dentro questo sistema di continuo controllo, interscambio. Io avevo una battuta: se mi dicessero di andare in Facebook ho 5 anni di carcere, dire 5 anni di carcere, quanto a me, oppure comminerei pene di detenzione a quelli che usano i cellulari in treno disturbando tutti. Ma io sono una persona di una generazione diversa dalla vostra, naturalmente, quindi i miei figli non la pensano come me, ma poi incidono poi elementi di gusti personali, di fissazioni, ossessioni personali. Io ho molto il timore di essere spiato, dico. Già si è. Tutti sappiamo, esistono delle agenzie che raccolgono dati sensibili e poi li vendono a persone che vogliono ricattare. Si sa che così funziona. E, diciamo, le persone sicure, come diceva una vecchia battuta, sono quelle ricattabili, perché solamente le persone ricattabili non ricattano. Diciamo, tutto questo che io dico adesso un po' scherzando è un po' terribile anche, però viviamo ormai in questo tempo, ecco, appunto in questa situazione, immaginare gli individui liberi, razionali, che votano ognuno secondo ragione e volontà, francamente pare quasi una barzelletta in questa situazione. Da questo punto di vista, ecco, mentre sono liberale sotto quel profilo, temo che non funzioni più l'altro versante. Prego. In realtà è una domanda estremamente elementare. Da una parte sappiamo che le società, per esistere, hanno bisogno di un grado di stabilità. Da un altro punto di vista, anche a seguito del cambiato habitat tecnologico, abbiamo assistito ad un progressivo aumento della velocità dei cambiamenti, che sembra inarrestabile, quindi sembra un piano inclinato. Secondo lei come possono conciliarsi questi due elementi? Cioè, da una parte la richiesta di stabilità endemica di una società e dall'altra parte quella dell'accelerazione.
Beh, sì, questa sul piano filosofico è una domanda complessa, sul piano più politico è la questione del rapporto tra innovazione e conservazione. Beh, certo, è quella che si chiama futurizzazione del tempo, cioè il presente corre sempre di più verso il futuro, quasi si consuma, non soltanto il passato si consuma, ma si consuma la linea del presente che va sempre più avanti. Io penso che elementi di conservazione siano necessari sotto tanti profili. In Italia, per esempio, sotto il profilo dei beni naturali e dei beni artistici, cioè un paese che rinuncia alla conservazione rinuncia al fatto di essere un paese, ma la conservazione è importante sotto tanti altri profili, per esempio quello delle lingue, no? E se si accedesse a un'idea cui a volte la LUIS mi pare in qualche modo indulgere, di traghettarci tutti quanti nell'inglese, per me sarebbe una catastrofe culturale. Cioè, se un paese, giorni fa ho avuto un invito a un convegno in Italia in cui le lingue che si potevano scegliere erano l'inglese e il tedesco, ho mandato una rispostaccia. Se una cosa del genere avvenisse in Francia ci sarebbe una sollevazione popolare. Noi dobbiamo assolutamente difendere la cultura italiana e anche la lingua italiana, perfino il latino, io direi personalmente, insomma, mi rendo conto che questo non è molto popolare, però insomma questo lo dico per dire, se stabilità significa conservazione, rapporto con il proprio passato, questo è un elemento senza il quale ogni innovazione diventa una corsa insensata verso un futuro globale, diciamo, distruttivo delle radici. Tutto questo significa non innovare? No. Per esempio, invece, per quel che riguarda, che so, la Costituzione italiana, c'è questa retorica, la Costituzione più bella del mondo, cioè, una Costituzione in cui venga meno il principio costituente, cioè del cambiamento interno alla Costituzione, diventa una cosa ossificata che perde i contatti con la realtà. Ecco, l'equilibrio poi tra questa esigenza innovativa sul piano istituzionale e anche costituzionale e un'esigenza conservativa sul piano culturale, storico-culturale, e tutto questo va trovato di volta in volta un equilibrio. Io insieme ad altri amici abbiamo avanzato un po' di tempo fa, diciamo, il progetto, la proposta di costituire un Ministero della Cultura, al cui centro ci dovrebbe essere proprio la questione del rapporto tra conservazione e innovazione. Come dice il nostro amico Gallo della Loggia, lontano per tanti versi poi da me, però persona intelligente ed equilibrata, in Italia il fatto che non ci sia un vero partito conservatore è qualcosa che danneggia anche un partito che voglia essere innovatore, perché fuori da questa dialettica, no, c'è un blocco evidentemente. Ringraziando per i tanti stimoli, quanto ai due scenari, modelli di sviluppo in chiusura della sua relazione, uno più tecnocratico, qualche aggiustamento dell'esistente, l'altro invece che pensa a un drastico ripensamento del modello. Mi chiedo se questo secondo scenario non possa delinearsi nel momento in cui, ma la domanda è in parte anche provocatoria e problematica, io non ho certezza in questo senso, radicalizziamo la pretesa della scienza di entrare nella natura e capirne il funzionamento e decifrare i meccanismi di funzionamento anche dello stesso cervello, fino a poter distinguere che cosa è consenso liberamente espresso e che cosa è invece consenso indotto, che cosa è decisione economica libera e che cosa è invece plagio, e
così via, liberandoci dalla, appunto, tecnofobia, che so che lei in realtà non condivide affatto, e invece pensando a una scienza in chiave umanistica, in fondo Rodotà, da garante della privacy, prima lo ha citato, ogni anno nella relazione al Presidente della Repubblica diceva: non pensiamo a difendere il privato dall'invadenza, ma pensiamo all'utilizzo delle tecniche a tutela delle prerogative e a tutela anche di posizioni oggettivamente socialmente svantaggiate. Sì, questo è un discorso molto radicale che fino a un certo punto si può senz'altro seguire. Discipline come le scienze neurologiche stanno andando in queste direzioni, soprattutto nel campo delle biotecnologie. Ma teniamoci un pochettino più basso, facciamo un altro esempio. Nei paesi sottosviluppati, africani o asiatici, una fortissima mortalità per le malattie infettive potrebbe essere bloccata attraverso, diciamo, un largo uso di medicine, se non che queste medicine sono protette da brevetti in possesso delle ditte farmaceutiche, no? Allora, sotto il profilo puramente, appunto, liberale, classico, le ditte farmaceutiche hanno tutti i diritti di mantenere questi brevetti e mantenere questi prezzi che determinano una alta mortalità in questi paesi. Ci può essere un passaggio in cui la politica entra in gioco e priva queste ditte farmaceutiche di questi brevetti, oppure ne riduce il costo? Secondo me sì. Questo che significherebbe? Rompere un paradigma liberal democratico, oppure capire che questioni, appunto, della vita biologica come quella della sanità sono tali che non possono essere più regolate dal vecchio meccanismo di mercato, per cui, appunto, queste ditte ammazzano di fatto centinaia di migliaia di persone? Oppure pensiamo, appunto, al caso dell'Ilva Taranto. Fin quando la libertà di un'impresa o di imprenditori deve essere tutelata nel momento in cui si sa che gli esiti poi biologici di questa attività sono nocivi? E fin quando la difesa del lavoro deve essere subordinata oppure deve essere prevalente rispetto a quella della difesa della salute? Ripeto, tutte queste questioni che fino a 20-30 anni fa non erano avvertite politicamente, e adesso richiedono dei modelli di sviluppo. Ma io non immagino un'uscita dal capitalismo. Peraltro capitalismo bisogna capire se si intende quello degli ultimi 200 anni o quelli degli ultimi 700 anni dal 300 nei comuni italiani. Io non immagino che questo sia possibile, però una rottura di certi vincoli, diciamo, che ci sono stati fino adesso, il caso appunto dei brevetti medici oppure della vicenda di Taranto, vanno fatti. Poi si può spingere il discorso fino a quello che dice lei, cioè entrare proprio dentro i meccanismi di controllo biosociali. Questo è un aspetto su cui andrei con una certa cautela, naturalmente, no? Perché poi, spingendo il discorso alla sua radicalità, si potrebbe arrivare all'idea di modificare la catena genetica in una certa direzione, ma si entra in un discorso complesso e non privo di rischi. Lei prima ha parlato delle differenze generazionali. Mi è capitato molto spesso di parlare con altre persone anche più grandi di questo tema, e devo dire che c'è sempre stato un atteggiamento critico nei confronti della nostra generazione, perché siamo visti come distratti, presi da internet, dai media. Però io mi domando,
domanda che le pongo è che siamo davvero noi giovani così distratti, o fa comodo dire questo ad una parte del potere, soprattutto il potere italiano? Sono contento perché mi ricorda mia figlia. Qui faccio sempre discussioni di questo tipo. L'ultima volta lei diceva, ma insomma, Gesù Cristo non è mai esistito. Dicevo, no, ovviamente è attestato. Dice, no, ma quella è un'invenzione del Papa. Dico, vabbè, questo si può dire. Dice, ma tu l'hai mai visto? Dico, no, neanche Giulio Cesare l'ho mai visto, neanche Napoleone, però pare che sia così. Questo vuol dire, ma poi dopo, insomma, lei esagera per provocare, eccetera, eccetera. No, io non penso che la generazione vostra sia da nessun punto di vista inferiore alla nostra, perché voi avete tutta una serie di competenze che noi non abbiamo. Io per esempio sono ormai una generazione passata, ho un disorientamento totale, non soltanto nella gestione dei mezzi appunto audiovisivi, ma anche se mi trovo in una città non riesco a trovare la piazza vicino, perfino a casa mia qualche volta non riesco a trovare il bagno. La nuova generazione ha una capacità di orientarsi dentro le dinamiche attuali, diciamo, molto molto più forte. Ha poi, diciamo, dei deficit rispetto alla mia generazione, ma questo sicuramente, ha dei deficit culturali, perché la scuola è diversa, eccetera. Sono importanti questi deficit culturali? Per me sì, ma così come per me è importante che esistano ancora dei libri di carta o delle biblioteche. È un dato forse sentimentale. Io sono abituato così, diciamo. Se voglio comprarmi il giornale la mattina e non vederlo su internet, perché fa parte della mia storia, fa parte delle mie emozioni, fa parte di una civiltà a cui appartengo. Però non mi sento di dire che questo è meglio di chi viceversa abolisce i giornali, abolisce i libri, c'ha tutto su quel, come si chiama quella cosa. Ma io per esempio Einaudi mi ha mandato uno di questi schemi. Dice, ma che serve? Io chiedo sempre a mia figlia. Dice, tu puoi mettere lì 1000 libri e te li porti in modo che non ti devi portare lì. Così, ma mettere 1000 libri su quello schermo è molto più faticoso che andarsi a vedere il libro. Dice, ma è una liberazione, perché tu con quello te lo puoi vedere anche, puoi leggere un libro anche in autobus. Io dico, alla fine dico sempre di sì, ma insomma non sono convintissimo. Quella cosetta l'ho buttata non so dove. Bisognerebbe trovare, ma le vite individuali sono determinate dalle esperienze, dalle emozioni che si sono vissute. Cioè, non sempre uno può dire, bisogna trovare l'equilibrio giusto. Le nostre scelte, tornando un po' alla questione iniziale da cui siamo partite, sono all'80% determinate da elementi razionali, io credo, no? E quindi una ragione disincarnata, questo è sempre un po' il discorso del modello liberale. Esiste una ragione senza passioni, senza istinti, però poi mi riaccosto a quello che dici tu, nel senso che questo significa che l'uomo non è mai perfettibile, che bisogna di volta in volta aggiustarsi in base, diciamo, a equilibri che non è che scegliamo noi, ma che derivano dalla nostra convergenza nei sistemi sociali, ambientali in cui viviamo. Alla fine, cari ragazzi, questi discorsi poi somigliano molto alle chiacchiere di bar. D'altra parte, questi nostri incontri hanno un po' questo taglio così, no? Generale e perfino generico, e male non fanno. D'altra parte, io non credo appunto ai convegni degli esperti, quindi che ci sia questo carattere
informale, in cui si dicono anche delle cose che magari 2 minuti dopo si immaginano essere sbagliate, ma questo va bene, insomma. Quindi vorrei chiudere questo nostro incontro, se non ci sono altre domande, con una... ci sono? Vabbè, io voglio chiudere, diciamo, da un lato con un ringraziamento a tutti voi che vi siete sorbiti queste chiacchiere, e dall'altro con un'apologia del mio amico Corrado, perché Corrado